Buonasera a tutti. Ogni cane ha delle caratteristiche che sono veramente uniche. Queste caratteristiche sono state selezionate nel corso dei secoli da parte dell'uomo e da parte dell'ambiente in cui il cane si è prestato a vivere. Ogni razza presenta caratteristiche ben precise che si sono fissate nel corso dei tempi per svolgere dei lavori accanto all'uomo, perché fino a qualche tempo fa l'uomo teneva il cane presso di sé soprattutto come ausiliario. Diciamo che il fenomeno dei cani da compagnia è un fenomeno piuttosto recente, ok? Le doti caratteriali che hanno reso il cane il più valido ausiliario dell'uomo sono essenzialmente 12 e sono state praticamente selezionate, volute, in base al compito che dovevano proprio da andare a assolvere. Possiamo dire che anche l'aggressività è una dote naturale importantissima. Abbiamo la combattività, la possessività, la curiosità, il temperamento, la tempra, la docilità, la socialità e la vigilanza. Tali doti hanno reso il cane insostituibile in alcuni compiti proprio grazie alle sue caratteristiche fisiche e psichiche, che l'hanno reso sicuramente insostituibile nel corso dei secoli per compiere delle funzioni che nessun altro essere avrebbe potuto, possiamo dire, eseguire, portare a termine. Ora, nella maggior parte dei casi, il cane ricopre solo il ruolo di animale da compagnia. Tuttavia, sono in lui bene intrinseche sia le doti naturali che sono stati selezionati nel corso dei secoli, sia la memoria di razza. Spesso si sceglie con troppa leggerezza e con troppo pressapochismo la tipologia di cane col quale si vuole vivere, e certe appunto doti che il cane esprime perché specie specificamente è stato selezionato per questo, e diciamo queste caratteristiche sono state ben fissate nel suo patrimonio genetico, si vengono a creare non pochi problemi da parte di chi non ha la benché minima idea di come incanalare alcune alcuni comportamenti che possono essere addirittura oggetto di problematiche gestionali. È necessario rendersi conto al più presto che ogni cane gode di un'individualità, ma che tuttavia le caratteristiche di razza si fanno sentire e sono un patrimonio incredibile per tutti. Quindi si rende necessario trovare un sistema per comprenderle, affidarsi a professionisti competenti, fare diciamo più informazione su quelle che sono le caratteristiche del vostro cane e le varie potenzialità, perché è bellissimo lavorare con il proprio cane insieme anche a professionisti competenti, per far sì che una dote naturale, una caratteristica che è stata fissata
in maniera molto 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 precisa nel corso dei secoli e che è anche automotivante nel cane, non diventi un problema caratteriale, non diventi una turba del comportamento, perché in questo caso ci sarebbero molti problemi. Quindi informatevi sempre su quelle che sono le caratteristiche del cane che avete scelto, fate consulenze preacquisto, cercate di affidarvi sempre a professionisti competenti. Anche se per voi un cane rimane sempre un cucciolo, dovete meditare sul fatto che i cani, come qualsiasi essere senziente, compiono uno sviluppo personale che non deve essere in nessuna maniera frenato. Quindi dobbiamo far sì che, diciamo, ogni cane compia le esperienze necessarie e, diciamo, non venga chiuso su quelle che sono diciamo le sue leve motivazionali e tutto ciò che lo appassiona e lo incuriosisce, perché solo così può esprimere la propria personalità. La parola d'ordine è quindi rispetto e fiducia. Questi sono due elementi chiave per il nostro rapporto. Lavorando nel corso degli anni mi sono reso conto di quanti soggetti meravigliosi ci siano ancora, pur magari trovandoci in una situazione in cui non si fa più tutta quella selezione lavorativa che si faceva fino a qualche decennio fa. Tuttavia ci sono ancora dei soggetti che conservano delle caratteristiche e delle attitudini che sono incredibili. Bisogna in qualsiasi maniera cercare di preservarle, perché preservandole possiamo in qualche modo garantire ad alcune razze una certa continuità, perché altrimenti, perdendo la funzione, spesso si perde anche la razza.